Ogni volta che spalanchiamo la finestra sul mondo, sulla realtà, ogni volta che accendiamo la televisione e diamo un'occhiata ai canali vari, ci rendiamo o non ci rendiamo conto che il soggetto più importante, la figura predominante, che occupa quasi tutta la inquadratura, è l'uomo. La figura umana ha quasi espunto, messo ai margini, gettato sullo sfondo il resto del mondo. L'essere umano, l'Homo sapiens, è una delle 1,5 milioni di specie animali, è una delle 5,000 specie di mammiferi che vivono sulla Terra, e tuttavia gli altri animali sono minima parte della realtà televisiva. Da che dipende tutto questo? Da che dipende il fatto che gli animali e le piante e le montagne e i mari e l'universo intero sono uno sfondo delle gesta di un soggetto così esclusivo? Beh, gli esseri umani credono quasi tutti di essere il risultato finale di un processo di evoluzione o di emanazione di cui lui rappresenta l'ultimo e più raffinato rappresentante, riempite il mondo e dominatelo. C'è una ragione seconda, è che la predominanza della città sulla campagna, sul mare, sulla montagna, su tutti i paesaggi della terra, siccome i cittadini sono abituati a vedere davanti ai propri occhi altri cittadini, altri corpi, altri mezzi busti, altre facce, estendono la visione antropica che hanno del mondo a tutti gli altri che cittadini non sono. E infine c'è una ragione che definirei io l'involontaria e comica divisazione dell'uomo. Mano a mano che la crisi organica che riguarda tutto il mondo si diffonde, si espande e quindi l'io si divide, si sfalda, per reazione gli uomini si ritengono in fondo il centro, diventano sempre più egocentrici e quindi occupano il campo. Anche coloro che si presentano come antidivi si manifestano come divi. Un giorno Monicelli andò al cinema per vedere un film di Moretti e vide a un certo punto esplose e disse, rivolto a Moretti che occupava il centro della inquadratura spesso e volentieri: levati e fammi osservare il resto del mondo. Ecco,